Raffica di sanzioni perché ha parcheggiato l'auto al mercato ittico all'ingrosso martedì pomeriggio. Il protrarsi di queste giornate con temperature primaverili ha favorito anche con la festività del 1° novembre un notevole afflusso di turisti e ovviamente l'immancabile penuria di parcheggi. Ieri però, anche se era festivo, il mercato ittico era aperto e le auto parcheggiate creavano difficoltà agli operatori, tanto che è intervenuta la polizia locale che ha stangato decine di automobilisti. Parte dei sanzionati avrebbero evitato la multa se avessero utilizzato il vicinissimo parcheggio Parco Unione, che da quel che risulta non era completamente occupato. Certamente un parcheggio a pagamento sarebbe comunque costato meno della sanzione che molti si troveranno a pagare, senza dimenticare che chi parcheggia al mercato ittico è spesso aiutato a trovare posto da un parcheggiatore abusivo, al quale sembra non si possa fare a meno di elargire una mancia.